Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, venerdì 23 novembre, cominciamo sfogliando le pagine di Calabria Ora che titola La Calabria affonda, Broglie nel capoluogo, si rivoterà in 8 sezioni. Catanzaro, il Tarso spende il sindaco e consiglio, rende commissione d'accesso, via libera dal ministero, Reggio, voragine in bilancio, dissesto a un passo. In alto, palmi, le mani delle 'ndrine sui terreni. Andiamo a approfondire proprio questa notizia. I poderi nelle mani dei mammoliti, tre in manette per non far fruttare il bene confiscato. Intimidita anche Libera, il collaboratore Saro Mammoliti è stato arrestato insieme ai due figli. Calabria Sud Ecologia oggi sostituisce Veolia. Il commissario Speranza affida all'azienda la gestione del sistema per 6 mesi. La Fly in strada insieme agli invisibili di Rosarno, la CGIL al fianco dei migranti, oggi la tavola rotonda, parecchi interventi dalla platea animata dai lavoratori migrati. Il ritorno di Saro da boss appentito all'estorsione mafiosa. E qua c'è un approfondimento sugli arresti di ieri a Castellace e le foto dei tre arrestati, Danilo Carpinelli, Antonio Mammoliti e Saverio Mammoliti. Il caso dal sito protetto trattava terreni e intimidiva. Depuratore, la ricetta degli esperti, Gioia, Comune e IAM firmano l'intesa con i tecnici veronesi per eliminare i miasmi, Rizziconi, pronto il bando sulla differenziata, Ventrice, via i cassonetti dalle strade. Seminare elezioni piccolo in campo per unire il centrodestra. Il leader socialista pronto a candidarsi a sindaco. Palmi il PD a Panetta, partito vivo in città. Cittanova, città dello sport, per De Matteis solo proclami. E a Palmi la polemica, piano del traffico da rifare, ma un manifesto dice no. Il veleno della farfalla, la vita e la SLA, Palmi, presentato in municipio il nuovo libro di Giuseppe Saltalamacchia, Voglio morire senza soffrire, addormentato. Questa è la prefazione del libro. Ringrazio tutti, in particolar modo mio padre. E un altro passaggio. Terranova, Sappomenuglio, i Pruna di Frati da oggi al Salone dell'Identità di Genova e a Oppido, forum tematico di formazione, protezione civile e riflessi sul territorio. E passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria, il TAR. Lezioni da rifare in 8 sezioni, accolto il ricorso del centro-sinistra. Manetti al pentito, Mammoliti, 3 arresti per estorsioni, nel mirino anche la Coop di Libera. E andiamo all'interno del quotidiano della Calabria. Arrestato il boss Mammoliti, finiti in manette anche 2 figli. L'uomo collaboratore di giustizia era sotto protezione, aveva intimidito una cooperativa per non accettare dei beni confiscati. Don Pino De Masi sicuro, siamo pronti a costituirci parte civile. Ancora sulle pagine del quotidiano. Un ulteriore approfondimento di questa notizia nelle pagine della Piana, la terra simbolo del comando, dal taglio degli ulivi all'omicidio del barone Antonio Carlo Cordopatri, l'arresto dei Mammoliti e l'impero dei latifondisti messo assieme con la violenza e il sangue. Avevano l'ambizione di diventare signori e proprietari. Don Saro, il boss che chiese ai picciotti di collaborare, una storia da padrino e da uomo che amava la bella vita. La cooperativa Valle del Marro si complimenta con i magistrati e con gli investigatori, i giovani si costituiranno parte civile. Rosarno a scuola di antisfruttamento, la CGIL Fly legge la Costituzione agli immigrati che aspettano i caporali in strada, parte la campagna per informare i braccianti stranieri sui propri diritti. Seconda tappa, dove c'era la cosca, c'è un parco giochi. Sul terreno confiscato ai piromalli, il sindacato incontra le associazioni e il gruppo di scout che ora lo gestisce.
tutti i progetti umanitari della COP Scomoda, terza tappa Libera Terra di Don Pino De Masi, e a Torre Nova invece truffa all'AS per l'assessore dei dirigenti, nessun processo, l'accusa stipendi al politico in aspettativa. Miasmi, ma il depuratore è ok. A Gioia Tauro la conferenza stampa dell'amministrazione con due esperti che hanno fatto i controlli e hanno proposto delle soluzioni. La IAM adotterà gli accorgimenti per eliminare i cattivi odori e sarà attivata inoltre la partecipazione dei cittadini. Costituito il Movimento Diocesano degli Studenti di Azione Cattolica, a Rinzigo il congresso a cui hanno preso parte 150 ragazzi. Corpo forestale, bracconieri denunciati fra i monti di Galatro, e a cinque frondi traspostamenti politici deleghe. Consiglio comunale straordinario cinque frondi, Macedonio passa dal PDL al gruppo misto. A Cettina Nicolosi l'impegno per i rapporti tra il comune e il liceo musicale. Relazione anche sulle telecamere di sicurezza. E passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud, ultimo giornale della nostra rassegna. Catanzaro, arriva il commissario. In alto, colpo alla dinastia dei Mammoliti, Oppido Mamertina, i carabinieri hanno arrestato Saro, l'anziano boss che si era pentito. In manette pure due figli, distrutto per ritorsione un immenso oliveto assegnato alla Valle del Marro dopo la confisca. Rifiuti, Veolia lascia individuata la nuova ditta, ecologia oggi. Ed era proprio questa notizia che approfondiamo immediatamente. Rifiuti, ecologia oggi, subentra Veolia. Il commissario Speranza ha affidato il servizio alla ditta di Lamezia Terme, assegnati gli impianti di Gioia Tauro, Siderno, Reggio Calabria, Rossano e Crotone. Scongiurato in extremis il caos del settore, ma a Pianopoli è ancora emergenza, così come a Corigliano. La legge di Don Saro per prendersi le terre, Oppido Mamertina, operazione della DDA di Reggio e della Procura di Palmi, arrestati dai carabinieri, il pentito Saverio Mammoliti e i due figli. La cosca devastò un immenso oliveto, confiscato dallo Stato e assegnato alla cooperativa Valle del Marro. Sfogliamo le pagine di Gazzetta del Sud. Palmi, la truffa all'INPS di Frisina si difende. Cinque frondi, altre 12 telecamere, si estende il sistema di videosorveglianza, lo ha deliberato il Consiglio Comunale. Autostrada, via un pezzo di viadotto, il ponte Spalassà resiste. I motivi che giustificano la chiusura prevista per domenica del tratto Campo Bagnara. Cittanova punta su Torrone Stoccafisso, il comune sposa il progetto del marchio Deco e valorizza anche i dolci tipici. Palmi, sarà demolito il Miami, una storica struttura alberghiera che da decenni rappresentava un punto di riferimento per il turismo locale, via libera del comune dopo il mancato rinnovo della concessione demaniale. Galatro, Scolleri si dimette, Panetta entra in giunta, Nicolaci in consiglio, rimpasto nella maggioranza. Centropagina, il PD replica l'ex commissario del circolo, Panetta ha lasciato l'incarico aprendo una polemica con i vertici del partito. Rosarno, migranti, accoglienza e lavoro, è lunga la strada da percorrere, iniziativa della Fly CGL, l'impegno del comune. Sinopoli, olio degli uliveti confiscati alla fiera di Milano, prodotto dalla cooperativa Giovani in Vita che più volte ha subito attentati. Oppido Mamertina, così si sconfigge l'andrangheta, libera un segnale forte della presenza dello Stato per cittadini e imprese. Gli inquirenti evidenziano il valore simbolico del colpo inferto alla cosca Mammoliti. Stop ai cattivi odori del depuratore, Gioia Tauro respira, ma la IAM deve modernizzare gli impianti. Torrenova, prosciolti l'ex assessore Siclari e funzionario dell'ASP, una storia giudiziaria iniziata nel 2006 e una denuncia anonima. Erano accusati di truffa.
Gatro, Giffone, caccia illegale con le reti, scattano 3 denunce e a Gioia Tauro, tributi rubati, i ladri si sono mossi sul velluto. Una talpa, le indagini sul furto di 18.000 euro al municipio, gli autori del colpo sapevano tutto. Questo l'articolo del collega Gioacchino Sacca. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna martedì mattina e non lunedì, perché lunedì la redazione di Inquieto Notizie si unisce allo sciopero indetto dai giornalisti contro il progetto di legge sulla diffamazione in discussione al Senato. E da Lucio Rodinò a voi tutti l'augurio di una buona giornata e di un buon fine settimana.